Dal Vangelo secondo Luca. Una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo, stando dietro presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo. Il Vangelo di oggi ci propone una scena di grande tenerezza e di grande intimità. Una peccatrice si avvicina a Gesù, entrando nel luogo in cui Gesù era, e con un profumo contenuto in un vaso gli unge i piedi, gli cosparge i piedi di questo profumo. È una scena non solo però di tenerezza e di intimità, ma anche una scena di grande coraggio. Il coraggio, nonostante il suo essere una peccatrice, di avvicinarsi a Gesù, e il coraggio, nonostante il giudizio degli altri, di avvicinarsi a Gesù. Questo coraggio deve essere di ispirazione anche per noi, che nonostante noi stessi, nonostante la nostra indegnità, possiamo avvicinarci al Signore. Egli non ci giudica nonostante tutto, e anche nonostante gli altri possiamo avvicinarci a Gesù senza temere il giudizio degli altri, senza temere la vergogna per il fatto di essere questi che siamo e così come siamo, di avvicinarci al Signore. In fondo il Vangelo di oggi ci insegna che per stare con Gesù, per avvicinarci a Lui, basta l'amore.